Amici del Calcio a 5, buonasera e benvenuti al terzo appuntamento con Zona Futsal. L'approfondimento sul mondo del calcio a 5 a cura delle redazioni di Radio 00. Anche questa sera tantissime tematiche, tantissimi argomenti e due ospiti super, ospiti che vado immediatamente a presentarvi. Questa sera infatti abbiamo qui con noi, lasciatemelo dire, l'onore di avere il presidente del Soccer Altamura, Carlo Benedetto. Buonasera, buonasera e grazie per l'invito. uno dei migliori giornalisti in, in circolazione, nonché il redattore di, del Nuovo Quotidiano di Puglia e Bitonto Viva, Massimiliano Direttuso. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Parleremo della, come sempre della Serie A femminile, parleremo della vittoria netta del Bitonto Calcio 5 femminile per 11-0 sul, sul fondi, parleremo anche del, del riscatto del Futsal Bitonto e parleremo anche di quella che sarà la, la situazione insomma, in, in casa in al casa Tamura sia maschile che, che femminile. Che femminile. Io prego immediatamente la regia di procedere con le immagini per quella che concerne la sfida, l'ultima del Bitonto Calcio 5 femminile contro, contro il Fondi e assieme ai miei ospiti analizzeremo questa, questa partita, lo faremo insomma con l'aspetto prettamente giornalistico con il mio collega Massimiliano Di Direttuso e magari anche un, da un punto di vista societario e non con, con Carlo Benedetto. Presidente, comincio da lei. Vi sì. lega un rapporto di stima e amicizia con il Presidente Sil sì. Silvano Intini. Eh, guardare da fuori queste immagini, eh, una vittoria netta per 11-0 in massimo campionato di Serie A, cosa direbbe lei al, al Presidente? Ah, io <ride> premetto che ho un rapporto stupendo con Silvano, proprio perché è iniziato e il rapporto è scaturito soprattutto dalla... Passione comune verso questo sport e eh, soprattutto alla volontà e la capacità di far crescere una squadra. Lui è stato bravissimo fino adesso e per noi può essere solo un esempio. Un esempio che abbiamo cominciato a seguire, che abbiamo cominciato a scrutare e devo dire che lui è una persona veramente fantastica. Uh, avrebbe potuto nascondere certi segreti che possono aiutare anche squadre concorrenti, ma abbiamo proprio ideato e costruito veramente un gemellaggio tra noi e loro, lui è sempre disponibile, ci dà sempre dei consigli utili. Presidente, in un mondo dove è altissima la competizione, a tratti costernata anche da, da un po' di, di cattiveria umana, quanto è fondamentale mantenere questo tipo di rapporti? È molto fondamentale, molto fondamentale perché eh, possono, possono i consigli scambiati con eh, le varie dirigenze, con i vari collaboratori e soprattutto tra i presidenti che eh, prendono in mano la situazione perché hanno l'incarico la, la, e l'autorità la, di essere responsabili appunto, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista sportivo. Che contabile, che con i rapporti con le altre società, le istituzioni. È molto importante sentirsi e, e colloquiare su, su tante argomentazioni, anche eh, su come eh, comportarsi con le giocatrici, perché non è facile essere sempre quasi perfetto, perché perfetto non è nessuno, in un mondo che è la femminile, essendo maschi noi certe dinamiche dobbiamo anche comprenderle. Massimiliano sei uno di quelli delle parole del, del, giorno, del giorno dopo. Scrivere il giorno dopo di questo, di questo bitonto calcio 5 femminile com'è? Sicuramente piacevole. piacevole, diciamo da bitontino e anche da tifoso della, della società. Sicuramente piacevole, e da giornalista. Bisogna poi chiaramente capire quello che, quello che è accaduto in campo e sicuramente l'ultima gara del Bitonto C5 ha visto una, una partita a senso unico, 11-0. a 0, Quindi, comunque, un risultato importantissimo uh, per quanto riguarda il Bitonto, che è primo in classifica. Ed è primo clas in classifica con, uh, con merito uh, in campo. Quello che um, sicuramente ha colpito di più è stato il Tandem, che ormai consolidatissimo tra Lucilla e Renatigna, um, bastava vedere, rivedere le immagini, ci sono alcune azioni in cui praticamente si capiscono alla perfezione, sembrano essere un'unica un persona, ma poi un, un altro aspetto importante della partita um, è stato sicuramente il fatto che il mister abbia optato per far poi giocare un po' tutte, tutte le, le calcettiste, e, um, hanno giocato tutte, tra l'altro uh, anche le, le più giovani e questo è un aspetto importante perché poi uh, in un campionato Difficile come il campionato di Serie A è importante fare affidamento non soltanto su Bomber Lusileia, su Bomber Renatigna, ma anche su coloro che subentrano dalla panchina. Chiaramente poi danno il proprio apporto. Una gara di 40 minuti effettivi si vince se si possiede un roster in grado di poter portare a termine la gara nel migliore dei modi. E poi sicuramente il punteggio lo dimostra: 11 a 0, non c'è stata partita. Non c'è stata la partita ma non è stata l'unica partita di, di questa giornata di, di Serie A infatti prego la regia di mandare in onda quello che è stato l'ultimo turno del, del campionato di Serie A che ha visto il pari per 2-2 fra la Lazio ed il Rovigo Orange la vittoria questa fondamentale dell'Irpina contro lo Stato in chiave salvezza la vittoria quasi un po' a sorpresa potremmo dire così netta della kick off sul, sul Molfetta femminile il match di cartello era Pescara-Città di Falconara e il Pescara insomma, ha ottenuto tre punti pesantissimi in, nelle marche contro, contro il Falconara Altra vittoria fondamentale in chiave salvezza è quella dell'Odace Verona sul Pelletterie per 5 reti a 2 La vittoria che abbiamo appena raccontato per 11 a 0 del Bitonto sul Fondi E la vittoria del Tiki Taka Planet 4 a 0 sul VIP che lo riscatta un attimino da, dall'ultimo dall risultato un po', un po deludente Voglio commentare assieme ai miei ospiti il, il match tra Città di Falconale e Pescara. Era il match di cartello di questa diciannovesima giornata. Tutti i fari erano puntati su questa sfida. Alla fine l'ha vinta il, il Pescara. Un Pescara che da anni continua ad essere sulla, sì. sulla cresta dell'Onda. Presidente, eh, quanto secondo te è complesso ma allo stesso tempo stimolante provare a mantenere un rendimento così alto per tanti anni dopo aver vinto tutto quello che c'era da vincere? Bravissimo, è proprio quello che stavo per dire. È da ammirare eh, questa coerenza nei risultati e questa caparbietà, avere sempre fame, questa è l'ambizione secondo me. Non bisogna mai accontentarsi, non bisogna mai accontentarsi di, di, di nulla, eh, anche se si, si conquista una vittoria fuori casa contro la prima in classifica come abbiamo fatto noi tre domeniche fa a San Michele. Quindi dobbiamo avere sempre fame e la città di Pescara l'ha dimostrato con i risultati. Massimiliano, guardando quelli che sono stati gli ultimi risultati, spicca un dato importante. Hanno vinto Bitonto, ha pareggiato la Lazio, ha vinto il, la kick-off e ha vinto anche il Pescara. Sono le quattro squadre che si sfideranno nelle Final Four. Questo sta a testimoniare che sarà una regione di futsal in cui nulla è davvero scontato sì assolutamente sì sicuramente sia dal punto di vista della Final forma, poi anche dal punto di vista della classifica eh, di Serie A emerge emergono quelle che sono poi effettivamente le società ben strutturate per poter ambire a quello che è lo scudetto e, e poi chiaramente anche la vincita della Coppa Italia in entrambi i casi eh, sicuramente fa piacere vedere insomma il nome del Bitonto C5 però bisogna considerare eh, insomma l'importanza sia del Falconara sia del Pescara e poi anche eh, chiaramente quella del Tikitaka che è stata la, la squadra che il Bitonto Calcio 5 tra l'altro ha battuto in, uh, in Coppa Italia. Ma che affronterà tra qualche settimana? Infatti, avremo uh, tra due settimane dopo la partita con il VIP fuori casa lo, lo scontro col Pescara e poi tra qualche settimana il Tiki Taka. Entrambi match sicuramente molto delicati. E due match che Danilo, sicuramente ci potranno dire qualcosa in più rispetto a quello che poi sarà uh, il futuro del, del campionato. Uh, il distacco è sicuramente un, insomma, un distacco irrisorio al momento, un punto in più rispetto al Pescara, questo dimostra che comunque le prime quattro, grosso modo, sono veramente le, le grandi corazzate eh, di questa serie A. e mh, ora, ora tocca chiaramente al campo capire quello che, mh, quello che sarà l'epilogo del, del campionato. Poi chiaramente con, quella, con la fine della, fo, eh, della regular season e con che poi saranno invece quella che sarà la pool scudetto. Una regular season che procede a passo spedito, come possiamo vedere dalla grafica della, della classifica dell'ultimo turno, con il Bitonto sempre capolista in solitaria a quota 50 punti, segue di una sola lunghezza il Pescara a quota 49, 45 punti per il Tikitaka e 44 per il Città di Falconara. Qui c'è un attimino uno stacco rispetto al resto della classifica. 11 punti sotto troviamo la kickoff a quota 33, la Lazza a quota 28, 25 per il Pelletterie, 24 per il Verona e 21 per il Rovigo Orange, 20 punti per il Vip, 17 punti per l'Irpinia, 15 per il Molfetta, 7 punti per lo Statte e 1 per il Fondi. C'è un, uh, un quartetto lì davanti che, che mette i brividi, Presidente. Sì, sì, sono più o meno lì. Mm -hmm. Poi c'è il distacco come hai detto tu. Kick Off, Lazio e tutte le altre. Devo, devo vedere che anche il morfetto un po' si è ripreso oh, e questa è una un cosa positiva per noi pugliesi. E, eh, vabbè, secondo me il Bitonto è superiore a tutti. Cioè, non lo dico perché sono amico di Silvano, ma. Lo dico perché la, la superiorità nel campo è evidente, è evidente. sono tutte delle fuori classe secondo me e Silvano con i suoi collaboratori è stato capace insieme al Mister, l'area tecnica, a costruire una bellissima squadra. Soprattutto di bravissime ragazze, non solo professionalmente, io le ho potute anche conoscere personalmente, hanno un, dei valori umani ed un buon cuore, sono veramente delle ragazze uniche. Massimiliano, eh, quattro squadre in sei punti, nelle prime quattro posizioni, il blocco poi per accedere ai playoff e la lotta a salvezza. Potremmo dire una serie bellissima, ma anche una, una serie in cui ogni passo falso può costare davvero tanto. Assolutamente, Assolutamente sì, sì, ogni settimana è sicuramente è importante fare risultato, soprattutto giunti a questo punto del campionato. E, mh, sicuramente c'è una divisione netta nella classifica, che poi è frutto anche di quelle che sono le programmazioni eh, effettuate nel precampionato. Ci sono delle società che già dall'inizio del campionato hanno ammesso di puntare chiaramente alla pool scudetto, e poi eh, eventualmente chiaramente anche allo, allo scudetto. Altre che invece hanno dei progetti ridimensionati. La cosa importante è vedere. Tra l'altro, il Città del Falconara, che è l'attuale campione in carica, quindi, no, tra l'altro, anche campione d'Europa in carica, vederla un po' sotto rispetto a società come Bitonto e Pescara fa capire che eh, ogni anno bisogna, eh, a fine campionato, eh, insomma, incontrare la dirigenza, incontrare che la, quelli che sono gli assetti della società e capire effettivamente quali sono poi eh, le quali che sono i punti da, le caratteristiche insomma, da approntare, da sistemare per poter ambire ad, ad essere sempre al vertice insomma non è scontato che chiamarsi città del falconaro chiamarsi pescara significa poter vincere sempre il, il campionato un altro aspetto importante su cui tra l'altro ci siamo soffermati proprio domenica alla fine della, della partita è stato l, 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 il fatto che il bitonto abbia eh, raggiunto e superato quota 100 eh, reti in stagione e l'ha fatto insomma non è, è ancora concluso febbraio è arrivato a quota a, se non sbaglio 107 esatto quindi 107 reti eh, arrivati a no, di, ripeto, non, non nemmeno a fine febbraio significa chiaramente poter contare su un reparto d'attacco insomma sicuramente notevole e poi eh, l'usileia renatina sotto questo punto di vista ma non solo perché anche diana santos è attorno alle 15 reti quindi insomma vedere che eh, nel, nel, nel quintetto iniziale tre eh, calciatrici su cinque segnano tutte queste reti qui e, insomma è qualcosa che poi alla fine eh, vedendo la classifica capiamo qual è uno dei punti veramente di forza eh, di questa squadra Quadra. Punti di forza che il, il Bitonto proverà a far valere anche nel prossimo turno. Con cui prego la regia di, di mandare in onda la, la grafica. Il prossimo turno che si aprirà il 25 febbraio con la sfida fra Pescara ed Irpigna. L'estate che cercherà punti di salvezza fondamentali in casa contro, contro la kickoff. Una sfida questa. Tosta potremmo dire per il Tiki Taka perché andare a giocare a Fiano Romano non è mai semplice per, per nessuno. Il Bitonto che farà visita al, al VIP, la Molfetta che ospiterà il, il Verona, il Pelletterie che ospiterà il Fondi e la Città di Falconara che cercherà il riscatto contro, contro il, il Rovigo. Un ventesimo turno ostico, un ventesimo turno complicato con sfide non di cartello, ma sfide che nascondono tantissime insidie per, per tutte quante le squadre, sia per quelle che puntano alla, al vertice, sia per quelle che puntano alla salvezza. Presidente, una, una giornata difficile da decifrare, ma forse anche affascinante da questo punto di vista. Sì, sì, sì. Sarà vincente e affascinante, assolutamente. Come hai detto tu, Lazio-Tichitaka sarà una bellissima partita. Bitonto cioè, penso che sia ormai superiore a tutte e, e avrà vita facile, senza essere. perché poi non si sa mai. Eh? Assolutamente Però, sì. Cioè, la superiorità, come ho detto prima, è evidente. Ah, sì. sì, sono d'accordo. con la partita, quella dell'Antichità Calazio, sicuramente è quella proveniente di cartello della giornata, e però non sottoaluterei neanche quella della, del Pescara con l'Irpinia. Perché qualche settimana fa proprio il Bitonto è stato ospite dell'Irpignania. Insomma, l'Irpina ha dimostrato di essere una squadra comunque ehm, cambiata rispetto al girone d'andata, una squadra che è cresciuta moltissimo. Quindi, è eh, eh, giusto quello che diceva il presidente, non bisogna sottovalutare. Arrivati a questo punto del campionato, nessuna partita e soprattutto nessuna compagine quindi vedere la classifica certo, ma non troppo, perché poi quando si scende in campo bisogna soltanto guardare quelli che sono gli avversari. Avere qui con noi questa sera Carlo Benedetto vuol dire per forza di cose tuffarci anche nel mondo della Serie A2 femminile e farlo con l'aiuto della nostra regia, guardandoci le lights dell'ultima sfida del della Soccer Altamura in Sicilia contro il team Scaletta. Presidente, una sfida che ha visto purtroppo l'Altamura uscire sconfitta dal campo. Ma un'Altamura che continua comunque a puntare alla zona playoff. Abbiamo vinto. Uh, perdonatemi, uh, <ride> sì, uh, una, una vittoria dell'Altamura dell sì, che sì. continua a puntare a questa zona playoff. Sì, sì, play sì, sì. Uh, è stata una bellissima partita. Siamo partiti benissimo, a differenza di tutte le altre nostre partite precedenti. Abbiamo avuto un impatto positivo sin dall'inizio. E poi sul 2-0 un po' ci siamo rilassati e abbiamo subito il pareggio e siamo andati sotto di un gol. Abbiamo pareggiato fortunatamente prima del, dell'intervallo, poi con le ragazze ci siamo riuniti <ride> e ci siamo confrontati. E abbiamo capito le qualità e eh, abbiamo creduto più che altro nelle nostre qualità è quello che secondo me le ragazze devono eh, a maggior ragione comprendere che eh, le possibilità ce l'hanno, le capacità ce l'hanno, devono essere un po' più convinte di essere di questa categoria, che è una categoria importante, difficile, più o meno equilibrata e come abbiamo detto prima nessuno dà regali a nessuno, quindi dobbiamo vendere la pelle cara anche con qualsiasi squadra. Una categoria che questo, questo Altamura sta, sta davvero disputando in maniera egregia Perché sì. parliamo di 24 punti conquistati finora A fine di 7 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte Ed un sesto posto che, ripeto, comunque lascia questa squadra davvero ad un passo dai playoff Chiedo scusa per il lapsus di prima ma la sconfitta era dell'altro So che l'Altamura è quello di, sì, di C2 sì, sì. Dicevo, Presidente, insomma in Un Altamura in zona playoff in un campionato come la Serie A2 Penso davvero che non si possa chiedere di meno a questo punto della stagione Certo, certo um... A questo punto con questi risultati posso essere più o meno soddisfatto, però eh, fa parte della nostra caratteristica e soggettivamente eh, io personalmente sono così. Eh, non, non, non mi accontento mai, non mi, non mi soddisfa mai nulla e come Silvano ci ha dimostrato bisogna essere ambiziosi nella vita. Già nella vita normale uno deve essere ambizioso. Figuriamoci in una, in una passione che ci accomuna, eh, dove noi dedichiamo tempo, eh, denaro, eh, risorse economiche, risorse eh, mettiamo da parte la famiglia, mettiamo da parte il lavoro, proprio perché abbiamo un unico obiettivo, quello di raggiungere delle soddisfazioni ed essere felici alla fine di aver costruito un bel progetto. Massimiliano, la Serie A2 è il campionato trampolino, perché chi vince la Serie A2 poi fa il grande salto nella, nella massima categoria. Forse è proprio per questo che ogni gara non è mai per scontata perché ciascuna squadra, sia quella che mira a salire sia quella che punta a salvarsi, vende cara la pelle in ogni gara. Sì, assolutamente sì. E penso che comunque il campionato sia cresciuto tantissimo negli ultimi anni. e Chiaramente l'ho seguito più da vicino due anni fa quando c'è stato il Bitonto Calcio a 5 che poi ha vinto il campionato da matricola ed è sicuramente un campionato molto difficile, un campionato non scontato in cui si affrontano veramente realtà, che molte realtà che appunto puntano a crescere. E e tra l'altro, è da apprezzare, eh, permettimi anche, mh, la, la scelta del presidente di, eh, della società Altamura di eh, tra l'altro, dare fiducia a due squadre, una di A2 e una di C2 maschile, quindi sia la maschile sia la femminile. Immagino insomma, gli impegni eh, che chiaramente questo comporti, sia in settimana che poi anche nel fine settimana. Per quanto riguarda la 2, ehm, eh, sicuramente è importante poi una volta eh, vinto questo campionato, saper. Ehm, per strutturare una squadra che poi possa ben figurare in Serie A perché poi il distacco anche tra i due campionati è netto e quindi per poter eh, non fare magre figure insomma, nel campionato poi successivo, quello della Serie A, anche se si è in matricole, eh, è importante eh, comunque fare le giuste valutazioni, quindi a prescindere poi da chi, eh, quale sarà la squadra vincitrice di questo campionato, sicuramente l'anno prossimo eh, avrà più di una difficoltà nel, nel campionato di Serie A che è un campionato cresciuto tantissimo, veramente arrivato a livelli, a livelli molto importanti. Un campionato di Serie A 2 che vedrà il Soccer Altamura impegnato nel prossimo turno contro il Reggio Sporting penultimo in classifica. L'obiettivo, Presidente, neanche a dirlo, sono i tre punti. Sì, assolutamente, anche perché all'andata avemmo, avemmo una defiance totale, eh, perdemmo immeritatamente e questo ci brucia, come ci è, è capitato spesse volte quest'anno anche con le, le squadre più forti, le squadre che stanno sopra di noi abbiamo sempre giocato bene però alla fine abbiamo, abbiamo solo raccolto una sconfitta solo per degli episodi e dei casi di stanchezza anche per mancanza di ricambi praticamente inizialmente quindi la società c'è, la squadra c'è bisogna solo crederci ecco, lavorare un po' di più sull'aspetto psicologico ci stiamo riuscendo e sono convinto che eh, raggiungeremo il punto che ci serve per raggiungere gli obiettivi. Archiviamo con queste parole il capitolo femminile e ci tuffiamo a capofitto in quello che è la parte massile di questa, di questa puntata. Partiamo dal successo del Futsal Bitonto. Vittoria doveva essere e vittoria è stata quella contro il Potenza. Un Futsal Bitonto decimato dalle squalifiche, ben quattro erano gli indisponibili, più un infortunato come Tarantino 5. Ma un Bitonto che ha saputo stringersi attorno a se stesso, si è compattato nello spogliatoio, si è compattato in campo... Ha riscoperto insomma il, il piacere di essere un gruppo meraviglioso e ha conquistato tre punti fondamentali contro il Potenza che gli permettono in questo momento di entrare in, in zona playoff. Massimiliano, penso che una vittoria così. Può e deve necessariamente lasciare degli, degli strascichi positivi per, per la stagione dei, dei Nero Verdi. Assolutamente sì. E la stagione del Futsal Bitonto è un po' particolare, quella di quest'anno, perché dopo un inizio, sicuramente molto difficile, eh, dal punto di vista, soprattutto dei risultati, perché dal punto di vista societario ci sono mai stati dubbi sull'importanza sull di questo progetto. Eh, dopo, dicevo appunto questo inizio un po' difficile, ora sembra veramente andare. non dico tutto per il meglio, ma comunque eh, è stata intrapresa la strada giusta. E nei playoff per una squadra come quella del Futsal Bitonto penso sia il minimo eh, sia per orma perché è ormai è una realtà consolidata della Serie B e sia perché effettivamente basta leggere i nomi del roster e si capisce subito che l'obiettivo playoff deve essere l'obiettivo minimo capita chiaramente in tutte le stagioni avere dei momenti no eh, ma poi è eh, giustissimo quello che dicevi bisogna sapersi rialzare bisogna saper ehm, andare insomma bisogna remare verso quello che è l'obiettivo stagionale eh, a parte diciamo la sconfitta contro la capolista del Taranto di due settimane fa, se non ricordo male, uh, per il resto comunque i risultati nelle ultime settimane sono molto positivi, quindi speriamo che l'obiettivo playoff venga raggiunto e che appunto quei lati negativi dell'inizio del campionato possano essere pre ben presto un lontano ricordo. Presidente, parlavamo insomma di questo futsal Bitonto e del suo girone di ritorno che sta riscattando completamente quella che è stata la prima parte di stagione. La Presidente le chiedo quanto è complesso mantenere una linea costante e coerente di pensiero, di unità e di intenti anche quando le cose non vanno? Eh, questo penso che sia una cosa soggettiva, come la vedo io. Io d'estate, prima di, di, di cominciare la preparazione, noi pianifichiamo il lavoro. Quando si pianifica un lavoro, secondo me, vuol dire che ci si crede in determinate persone con le proprie eh, qualità, e le proprie ambizioni e soprattutto il carattere. Io scelgo anche in base al carattere. Quindi anche se inizialmente le cose non vanno bene, però si conosce pienamente la persona, la professionalità e le capacità della persona, uno deve insistere, non deve subito allarmarsi, eh, cambiare, spostare gli equilibri e robe varie. Secondo me bisogna crederci. E poi a fine stagione si tirano le conclusioni e si vede di apportare dei miglioramenti, se c'è bisogno o meno. Ed è proprio credendoci che il futsal Bitonto ha ritrovato se stesso ed ha ritrovato i risultati che gli hanno permesso di entrare in, in zona playoff nell'ultimo turno, il diciannovesimo turno che andiamo ad analizzare assieme all'aiuto della regia, che ha visto il pari tra l'Audace Monopoli e il, il San Michele. La vittoria per 3-0 del Taranto, sempre più lanciato ormai verso la, la promozione diretta contro il, il Bernalda. La vittoria questa fondamentale del futsal Bitonto per 4-2 sul, sul Potenza. Una vittoria netta anche quella del Palo contro la Diaz in un altro dei match di cartello del sì. 19 turno. La vittoria fondamentale questa in chiave salvezza del futsal Noci contro il Castellana per 2-1 a uno, ed il Pari in zona salvezza per il, fra il Senise e l'Alma Salerno. Guardando questi risultati, qui ci sono state tante sorprese che vanno a testimoniare la complessità e l'equilibrio di questo campionato. Massimiliano, il Monopoli impegnato in zona playoff, pareggio col San Michele, lanciato anch'esso verso la promozione diretta. Il Bitonto che si riscatta contro il Potenza, decimato, e la Diaz, che cede per 4 ore a 6 contro il Palo del Colle. Una, una giornata, potremmo dire, che fa quasi la crocevia per il finale di stagione. Sì, sicuramente sì. E una delle squadre che, tra l'altro, mi ha colpito delle partite che ho avuto l'opportunità di vedere uh, di questo campionato, il girone G, in particolar modo, è stata quella del, proprio del Palo del Colle. Quindi uh, mi, um, non mi stupisce più di tanto il fatto del risultato. Uh, per il resto, penso, sì, uh, che, come dicevi tu, il Taranto si è lanciato, ma già dall'inizio dell'anno, uh, ha dimostrato di essere comunque una squadra allestita per ambire appunto al salto di qualità. E, e per quanto riguarda invece, chiaramente tornando al discorso bitonto, è importante poter, um, agganciare quello che è stato già fatto, la zona playoff, ma rimanerci, perché poi lo dicevamo prima, uh, da, di partita in partita la, la situazione cambia, spesso un punto in più, un punto in meno, si può rischiare uh, chiaramente di dissipare quello che, che è stato il vantaggio ottenuto sul campo, quindi è importante comunque una volta agguantata la zona playoff tenerla ben stretta. Un diciannovesimo turno che oltre ai risultati emessi ha emesso anche questa nuovissima classifica che andiamo a vedere assieme alla la regia, 47 punti per il Taranto, 43 per il Palo del Colle, 37 per il San Michele. Ricordo che le prime tre salgono direttamente nel, nel prossimo campionato di Serie A2 Elite. Ricordiamo che il Taranto, scusami, è guidato da un tecnico altamurano. <ride> Quindi voglio dire, insomma, con sangue momento, potremmo, potremmo dire così: 33 punti per, per la Diaz, 30 per il Monopoli, 24 per la Città di Potenza. 23 per il Futsal Bitonto, 22 per il Castellana, 19 per il Bernalda. Così come per il Futsal Noci, 16 punti per il Senise, 6 per il Pisticci e 2 per l'Alma Salerno. Presidente, guardiamo le prime sei posizioni: 6-7 sei, posizioni. Sì. Sono quelle nella parte sinistra della classifica. Tre si giocano la promozione diretta, sì, le altre quattro vanno a giocarsi i playoff. Penso sia una parte di classifica pazzesca. Sembra quasi una roulette russa. Ogni singolo punto guadagnato o perso, può rappresentare un salto in paradiso o uno all'inferno. Sì, è vero, è vero, c'è molto equilibrio lassù. Io ho visto giocare il Taranto, ho visto giocare il Palo del Colle, San Michele Diazse cioè siamo lì se la, se la giocheranno fino alla fine praticamente eh, ovviamente tifo per il nostro mister eh, vediamo su, per, per quelle posizioni vediamo, vediamo fino alla fine come, come finisce però penso che il taranto sia qualcosina in più insieme al palo si sì, abbiano qualcosina in più rispetto agli altri due massimiliano sì, uh, e tra l'altro facevo proprio una riflessione riguardo le, la seconda e la terza in classifica il Palo e il, il San Michele che tra l'altro sono due realtà storiche del, del Futsal e l'importanza di quello che dicevamo anche prima uh, dello strutturare dei progetti in modo tale che poi si possa raggiungere l'obiettivo della, della promozione o comunque l'obiettivo um, che sia la, la crescita appunto della, della propria realtà e non, non tutto, anzi niente si fa per caso e quindi è uh, importantissimo sempre cercare di di anno in anno di crescere non soltanto dal punto di vista prettamente tecnico, quindi nel campo, ma anche uh, strutturare dei progetti come diceva anche giustamente il presidente, come la, la, la realtà del Bitonto Calcio a 5 dimostra: uh, strutturare dei progetti che magari non per forza in un anno, in due anni ti portano alla promozione, ma che col tempo ti portano a crescere, a fidelizzare anche una tifoseria, un ambiente sano in cui poter uh, poter crescere e far crescere, soprattutto, anche la città. Uh, Basti ricordare che, appunto, nella nostra città fino a pochi anni fa non esisteva proprio la, il futsal, quindi uh, dopo può essere nata la realtà di, del futsal maschile, tra l'altro poi c'è stato un periodo anche con due realtà diverse, poi si sono accorpate, poi è nata la realtà femminile, insomma e la città di Bitonto ora che è dagli addetti ai lavori eh, ritenuta una delle città insomma più importanti, cardine, sì, del, della realtà del panorama del futsal, fino a pochi anni fa non, non contava nemmeno su questo sport, quindi l'importanza di progettare, di porsi dei, degli obiettivi e di cercare poi di raggiungerli, poi chiaramente è il campo è sempre il sovrano, quello che, che comanda su tutto. È un motivo di orgoglio per noi raggiungere questi, questi risultati, anche perché il Futsal, come, ave, come hai detto tu, non era conosciuto, cioè nessuno conosceva, ci sono persone che continuano a chiamarlo calcetto, non, neanche calcio a 5. Eh, se mi consente, Presidente, sì. penso sia abbastanza dispregiativo chiamarlo calcetto. Bra. A per punto. quello che concerne a la punto. passione che muove gli uomini e le bravissimo, donne che operano in questo movimento, qui, chiamarlo calcetto è dispregiativo. Stavo dicendo, che... è proprio grave chiamarlo ancora calcetto. Per loro è calcetto perché vedono sempre il calcio, il calcio a 11 come lo sport primario, lo, lo sport più attrattivo, diciamo così. però secondo me non hanno mai visto una bella partita di, di Forza. Non l'hanno mai vista anche quella delle ragazze, pure. cioè, adesso lo sport femminile ha raggiunto quasi lo stesso assolutamente livello: sì, assolutamente è, sì. È divertente come vedere i maschi e vedere anche le donne. Questo ad Altamura non, non è ancora compreso dalla maggior parte degli sportivi. Ecco, eh, proprio là ci stiamo lavorando, stiamo più possibile eh, cercando di far conoscere questo è quella, sport. E' quella goccia che è un po', un po deve andare a perforare la pietra. Sì, sì. Parlavamo insomma della, della passione presidente e va, va fatto comprendere a chi ancora non si è avvicinato a questa disciplina che vedere una gara dal vivo soprattutto del, del calcio a 5 vuol dire per forza di cose giocare sui secondi, giocare sul filo delle emozioni perché il calcio a 5 è uno sport fatto di attimi, distanti un istante prima può portarti in gloria, un istante dopo può portarti in disperazione sì. e a differenza del calcio a 11 magari senza fare assolutamente paragoni perché sono due realtà che non sono minimamente paragonabili ha molte più varianti che possono rendere più appetibile lo spettacolo come l'utilizzo del quinto uomo, il quinto fallo, la possibilità poi di giocare con un uomo in meno, un uomo in più e e... molto più avvincente, sì. molto più divertente è molto più ansiolitico, diciamo oh, così perché danza <ride> è sconsigliato sì. dai medici, eh, diciamolo bravissimo, qui. <ride> bravissimo. Eh, però a me piace, a me a molte altre persone piacciono, ai miei collaboratori piace, eh, ritengo che sia anche l'approccio di Sky, per esempio, che è una, una grossa emittente televisiva. L'approccio di Sky, dedicarsi a questo sport, trasmettere le partite. Cioè, è già un, un sintomo di, di come gli sportivi cominciano a capire che vedere questo sport è molto più divertente di vedere molti altri questo. è meraviglioso questo sport, è meraviglioso come la vittoria del Futsal Bitonto che gli ha permesso insomma, di, di salire in classifica e di approcciarsi in una maniera più limpida a quello che è il prossimo, il prossimo turno un prossimo turno che vedrà la sfida questa quasi da, da testa a coda fra l'Alma Salerno e la Diaz Bisceglie. Il Bitonto impegnato in quel di Castellana, e ricordo che le due squadre sono separate da un singolo punto in classifica, per cui è una sfida fondamentale per quelle che sono le ambizioni playoff del futsal Bitonto. La sfida fra le città di Potenza e il uh, futsal Bernalda, questa è anche una sfida che è da tenere sott'occhio per, per il Bitonto, per tentare eventualmente di avvicinarsi ancora di più al, al Potenza. E di Scavalcarlo in, in classifica, il Pisticci che ospiterà il Monopoli, il Dream Team Paro del Colle che ospiterà il Futsal Noci ed il San Michele a caccia di altri punti fondamentali per la promozione diretta contro il Senise. Un ventesimo turno carico di, di sfide decisive. Un ventesimo turno carico di, di sfide che possono dire in un, in un modo o nell'altro quale sarà l'andazzo delle ultime giornate di questo campionato. Massimiliano, sì, sicuramente sì, è importantissimo. Lo dicevi, probabilmente uno dei match più importanti, proprio quello del Castellana contro il Bitonto Futsal. Una trasferta difficile, sicuramente quella di Castellana. Eh, però eh, sicuramente è importante anche poi guardare gli altri match che, tra l'altro, si giocano allo stesso orario. Una volta concluso il match in campo, bisogna. Bisognerà osservare che, quelli che sono stati i risultati sugli altri campi. Allora la, la, la dolina, ora ci sono gli smartphone. Esattamente, sicuramente calciatori, i calciatori, eh, sì, calciatori. Così come eh, la dirigenza osserveranno subito quelli che sono i risultati sugli altri campi. Perché chiaramente la, la classifica potrebbe cambiare notevolmente in questo ventesimo turno. Sì, il più turno più di riposo per, per la il la talento. Quindi, sì, del palo per, per, eh, per avvicinarsi ah. ancora di più. Archiviamo anche il capitolo serie B ma rimaniamo concentrati sulla, sulla maschile in quest'ultima parte di trasmissione e lo facciamo a, con il presidente Carlo Benedetto perché lo dicevamo in apertura, oltre che presidente del Soccer Altamura femminile e anche presidente del Soccer Altamura maschile. Ne so che l'Altamura è impegnato nel campionato di Serie C2. Nello stesso girone in gioca anche la futura Bitonto. Una futura Bitonto, ricordiamolo, impegnata in, proprio in questi istanti qui nella sfida contro l'Eraclio. L'Eraclio, che a sua volta sarà, sfida del, sarà avversario del, dell'Altamura. La prossima, sì. Altamura. Presidente, oh, un'Altamura sconfitta nell'ultimo mm. turno contro il Just Mola. Ma il Just Mola, lo dicevamo prima della, della puntata, sta facendo la zia di qualsiasi avversario in, eh, in, questo, in questo campionato qui. Da, da giornalista le chiedo quanto è stimolante e bello mantenere due movimenti contemporaneamente, uno maschile e uno femminile. Eh, Quest'anno abbiamo voluto anche costruire una squadra maschile, fatta di ragazzi meravigliosi, direi, amici tra di loro, molto coalizzati tra di loro, con un grande mister, che poi è stato secondo molte, in molte avventure con il mister Mascolo del Taranto. Un grande mister, bravi ragazzi, è una squadra giovane, nonostante sia una squadra giovane ha raggiunto un buon risultato fino adesso, quindi le basi ci sono, ci sono le basi per costruire anche qui un bel progetto e andare avanti di categoria, quest'anno a fine stagione traeremo le conclusioni, vedremo com'è andata, sicuramente rinforzeremo anche la squadra maschile per l'anno prossimo. Una squadra maschile che ricordiamola, in questo momento staziona al quinto posto in, in classifica con 33 punti, figli di 10 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Penso che come primo anno, Presidente, non si possa davvero chiedere di meglio. Assolutamente no, assolutamente no. Considerato anche che hanno giocato all'aperto in casa, inizialmente per un problema di infezione da legionella nel nostro palazzetto, noi siamo stati poi come femminile. Eh, gentilmente ospitati da, da Silvano nel, 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 nel suo campo e purtroppo non hanno potuto, non, non hanno potuto giocare al coperto hanno giocato uh, all'aperto e questo è stato tra virgolette, un po' penalizzante ma nonostante questo hanno finora raggiunto dei risultati molto soddisfacenti e questo è motivo d'orgoglio per noi per, uh, e per questi ragazzi, per i mister perché sono veramente dei ragazzi che hanno molta dedizione e si impegnano molto. Massimiliano, lo dicevamo prima: in questi momenti la futura Bitonto è in campo contro, contro l'Eraglio. La futura Bitonto, che è la terza squadra di futsal cittadina, in generale in questo momento è la seconda dopo il futsal Bitonto. E una Serie C2 che continua a sorprendere, anche e soprattutto dal punto di vista calcistico, perché i ragazzi di mister Mimmo Bufano stanno sorprendendo tutti. Stazione, insomma, a metà classifica e stanno dimostrando quello che è il loro obiettivo stagionale, quindi far crescere i giovani, ma soprattutto unirli in un mix perfetto con, eh, con quelli più veterani. Sì, sì, sì e tra l'altro vedevo proprio una cosa, ascoltavo dal Presidente, una cosa che accomuna proprio il progetto della Soccera del Tramura con quello della Futura Bitonto, quello di puntare su molti giovani e tra l'altro giovani del territorio della Futura Bitonto. Penso che la grandissima parte, se non tutti, siano proprio bitontini, eh, ragazzi che hanno giocato effettivamente in scuole calcio, bitontine, che poi hanno magari alcuni continuato inizialmente col calcio a 11 poi sono passati al calcio a 5, altri invece hanno proprio proseguito la strada del futsal. E il fatto di poter contare su una realtà che dia, come dire, è un po' brutto da, da dirlo, però una seconda possibilità, possiamo dirlo così, probabilmente, a coloro che magari per sfortuna, per altri impegni personali, professionali, sportivi, hanno deciso di fare altro poi. Eh, Qualcosa che sicuramente mh, gratifica molto, e infatti è da apprezzare questa scelta della, della società di puntare su un progetto appunto di, di Serie C2 che all'inizio magari potrebbe essere anche un progetto umile, modesto, ma che poi magari col tempo, chi lo sa, potrebbe garantire anche uh, qualcosa in più. Potrebbe insomma portare Vitonto magari ad avere uh, anche un'altra realtà uh, in, mh, rilevante dal punto di vista regionale e magari anche interregionale. Con l'in bocca al lupo a mister Mimmo Bufano e alla sua futura bitonto noi concludiamo questa terza puntata di Zana Futsal. se me lo consentite io vorrei ringraziare ancora una volta gli ospiti che sono stati con me questa, questa sera. Carlo Benedetto, presidente del, della Soccer Altamura, grazie, anzi delle eh, due Soccer, due <ride> soccer Altamura. <ride> Altamura, e Massimiliano Direttuso, redattore del nuovo quotidiano di Puglia e Bitonto Viva. Grazie, grazie a te Danilo, oh, grazie a alla voi. regia, anche a Danilo, a Filippo Mingirulli e a tutta la redazione di Radio 2.0. Assolutamente sì, un ringraziamento che condivido pienamente anch'io. Io vi ringrazio per averci seguito anche in questa puntata, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre con la stessa trasmissione con ospiti nuovi, con le stesse tematiche e con la stessa passione di sempre. Grazie.